amici, come vedete, qui siamo a Valverde e oltre a spiagge bellissime, perché parliamoci chiaro, e bandiera blu, ci sono sempre anche delle feste. Qui vediamo un gruppo, i Revolution, un gruppo rock che si esibisce, come vedete, in un bagno di folla. Siamo giustamente nella notte rosa. Io consiglio molto di andare a Valverde oppure a Villa Marina perché oltre ad avere un ottimo rapporto qualità-prezzo, vengono sempre organizzati degli eventi molto molto belli. Inoltre il clima è particolarmente favorevole. Infatti a Valverde e Villa Marina il clima è molto ventilato e quindi si sta bene anche quando fa caldo. Non c'è nessun segno della inondazione, qui hanno pulito tutto ma da prima di giugno. Purtroppo, come sapete, i nostri politici, politici in particolare locali dell'Emilia-Romagna, bussano a quattrini per la Romagna e chiedono miliardi allo Stato perché sperano di ottenere tanti miliardi come successe per il famoso terremoto dell'Emilia-Romagna. Un terremoto di intensità sotto il sesto grado della scala Richter, ma come sapete fece miliardi di danni e furono pagati moltissimi danni anche a persone che non se lo meritavano e furono dati soldi anche a imprese legate all'andrangheta e anche a tecnici legati all'andrangheta, purtroppo. Ecco. Ora sulla Riviera Adriatica è stato tutto rimesso a posto, forse qualcuno andrà risarcito, però i lavori, devo dire, queste persone molto perose li hanno già fatti. E quindi io sono stato, ho girato molto bene Cesenatico, Valverde, Villa Marina, Gattheomare e vi garantisco che tutto veramente a posto e ci si può fare una vacanza alla grande.